Le avventure di Sigmund Frost, il pinguino bipolare. Sigmund Frost è un pinguino paziente, ascoltatore di storie e narratore di pensieri. Malinconico, romantico, vitale, ti aspetta per potersi svegliare finalmente vicino a qualcuno. Sigmund è un pinguino insolito. La sua forma non è perfetta. Ha una grande pancia. Deve prendere psicofarmaci che lo fanno ingrassare. Succede sempre così. Arriva una gran fame. È triste avere così tanta fame. Allora si consola con gli hamburger. Ma i pinguini non mangiano gli hamburger. Ma Sigmund sì. Lui è davvero speciale. Sigmund ha rituali particolari. Non può assolutamente farne a meno. Per spostarsi fa 3 passi avanti, 2 indietro, 1 laterale, 1 incrociato con goffo saltello. Che fatica! Mentre cammina tutti lo guardano. Quel pinguino è davvero strano. Sì, lui è strano. Prima piangeva quando lo guardava. Adesso sorride ai passanti. Sa di essere buffo. Sigmund ama ballare. Balla di tutto e quando danza non ha più bisogno dei suoi rituali. Diventa addirittura leggero e armonioso. Come se anche la sua pancia sparisse insieme alla sua goffaggine. Si sente libero. Sigmund spesso confonde la realtà. E di frequente gli capita di aver paura del mare e delle sue creature. È molto sospettoso. Non sa se le orche siano pesci feroci o le mogli degli orchi. Ma chiunque siano, sono suoi nemici. O meglio, sono loro che lo detestano e vorrebbero attaccarlo. Il pinguino vive all'Arcella, quartiere di Padova, con una gallina, un maiale, un orso polare e una foca. Sigmund sarebbe innamorato della pinguina Mara, ma non è corrisposto. Sigmund adora collezionare fiocchi di neve. A volte si sciolgono e questo lo rattrista. A volte ci riesce, così li mette in frigo e a ciascun fiocco di neve dà un nome. Questa passione lo solleva e lo riempie di tenerezza. Sigmund non ha età. Ama giocare. Vorrebbe avere amici, ridere e scherzare. Gli altri pinguini diffidano del suo aspetto, della sua buffandatura. Non sempre comprendono le sue manie. Lui però sa bene che giocare è vitale. Ci prova. Si accontenta di poco. E sogna molto.
Sigmund ha un doppio lavoro per mantenersi. Lavora in un'agenzia viaggi un po' particolare. I suoi clienti sono altri pinguini che vogliono tornare al polo. Lui li aiuta a fare il visto e cura così la loro nostalgia. Il pomeriggio invece gonfia palloncini che poi vende ai bambini. Si dà molto da fare. Torna a casa solo quando li ha venduti tutti. Sigmund si rende conto che il frigo è ormai pieno di milioni di fiocchi di neve. Li guarda malinconico. Sono i suoi piccoli amati bambini. Ma sono imprigionati. Rimane immobile ad osservarli, uno a uno, e si ripete in silenzio i loro nomi. Li ricorda tutti. Sì, ha deciso. Li prende un po' per volta, li lancia verso il cielo, li libera come minuscoli palloncini bianchi. Comincia a danzare e addirittura volteggia. Sembra anche lui perdere peso e ritrovare un po' di pace. Respira e sorride. Sorride e respira.